Sono sicuramente più consapevole di me stessa, ma sono anche più serena anche nel permettermi di scrivere cose che magari possono sembrare particolari, nuove, sperimentali, ma che alla fine, chiuso il pezzo, sono sempre me. Sicuramente fare anche un po' di ascolti ti tira fuori più creatività, ti invoglia a scrivere, ah, voglio fare anche una cosa pazza così, una cosa bella così. Però i pezzi non partono mai da reference, questa è una cosa che mi piace molto. I pezzi partono da zero. Gà, ti faccio sentire un loop che ho trovato di chitarra e se tu lo senti tuo puoi provare a mettere due clap che c'hai aperti qua. Guarda, ti faccio sentire. E la minore. Buono, buono, dove tutte le abbiamo registrate. Ok. Il loop è una struttura che si ripete e nel caso del beat appena fatto era una chitarra che si ripeteva all'infinito senza fermarsi mai e questa cosa permette agli artisti poi magari di sviluppare idee, di pensare sopra quello che poi sarà davvero almeno una parte del pezzo. Buona, buona. Mettere tipo anche dei flautini che facciano questa melodia per la seconda parte del ritmo. Aspetta, vai, prova. Potremmo scendere giù e farlo al microfono un attimo e capire magari. Ok, riparti, io provo a buttare anche giù un testo intanto. Yes, va bene, figo. Giorgino è un italiano che però doveva nascere in Amazzonia, secondo me, perché ama comunque i beat sudamericani e con lui sperimento anche tanto sulle ritmiche. Quindi abbiamo scritto veramente dei pezzi imponenti assieme a lui. Abbiamo appena fatto un beat da zero, che è anche il modo in cui nascono i beat in genere. Ci sono due modi, o il produttore propone una struttura, un pezzo già fatto, oppure si fa esattamente così, cioè si propone un loop, quindi una struttura, un nucleo molto ridotto, e se l'idea è buona e poi l'artista decide di cantarci sopra, magari si fa un po' di mumbling, ovvero si canticchia una melodia sopra e se funziona poi si passa alla parte di produzione reale, scegliendo una struttura, un ritornello, eccetera. Stiamo per fare l'ascolto con Paolo e Claudia di Sonia TV. Sono un po' nervosa perché abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato anche molto bene, molto uniti, però il primo ascolto fa sempre un certo effetto, soprattutto perché sono esterne, non hanno seguito il processo creativo. Sono molto emozionata.
dito è che le avete beccate tutte. Le avete beccate tutte. Allora, sorprendente il fatto che abbiamo già un botto di pezzi in portoghese. Quindi il fatto che siamo andati a rinforzare l'italiano secondo me è una figata. E non esiste la differenza italiano-portoghese, G. Cioè, tu sei le cose che scrivi in italiano, tu sei Coco Chanel, sei anche Chega. Non voglio che una delle due parti non abbia... Cioè, voglio che siano... abbiano la stessa importanza. Tu sei Rio de Viadana. Questa è la nuova definizione. Sì, cioè voglio che comunque approcciamo entrambe le cose nello stesso modo operandi. Hanno la stessa importanza. Sono fortissima, avrei un grandissimo problema, ti anticipo questo, quindi spoiler di quello che avverrà nei prossimi mesi, che andrai in crisi quando dovrai scegliere i pezzi. Un disco da 57 pezzi, fammi Pink Floyd. Esatto. Triplo album. Esatto. Tripla Genesi si chiamerà la prossima. È andata molto bene, erano entusiaste. Sono contenta perché Paola ha specificato il fatto che comunque le canzoni avessero un filone conduttore, cioè non c'era la canzone in italiano e la canzone in portoghese, era tutto molto amalgamato nel mio mondo. 3, 2, 1, via! Vorrei proprio definirli con una parola che per me è famiglia, cioè per me le persone che porto dentro qui, in questo contesto, dal nonno, devono un po' essere famiglia.